Sì, sto scrivendo un messaggio. Ok, perfetto, perfetto, ci siamo. Era mappa di prova, mettiamola così. Perfetto, quindi 3-1, partiamo. Qua. Allora, ragazzi, logicamente anche voi voglio sapere il vostro parere. Per esempio, Just Labi ha messo praticamente 3-0, però non per chi, quindi vediamo un pochettino. Un po'. Ok, perfetto, quindi io direi di andare direttamente in game Solar. Postazione, ragazzi. Speriamo anche di vedere qualche bella carambola, Impostazione è difficile. vabbè, non si sa mai nella vita, no? Sì, Però carambola, capito. carambola, sai, dell'ultimo, però purtroppo. Allora, quindi vediamo un pochettino come si comportano Sigma con Vortex, Ledian. Amis che fa fuori l'ancora. Infatti. Ok, infatti andiamo proprio su Amis che manca fare la pausa, prima mi aveva contattato. Andiamo proprio su di lui e contesa, vediamo Atlas sempre nelle vicinanze, bastonare un avversario, nulla da fare per lui. Continuiamo per gli Elementrix con Fast, vediamo, va a killare un avversario, Venusaur ha killato ora, andiamo, facciamo il giro completo, vediamo Matti, eccolo qui, è appena partito. Vediamo se riesce ad aiutare bene i compagni dalla sopra, una posizione sopraelevata. Non vedo un avversario, infatti viene killato. Vediamo Ledian, quindi Sigman con Based, Ledian, Vortex e Skyter. Non saprei pronunciarlo quel nome. Comunque sono Lo fatti di chiameremo Ter. razzo i Sigma. Cioè Sigma con Infatti, 50 punti. È un po' quindi strano per loro. 50, 50 proprio ora, in questo preciso istante, subito 50 punti. Vediamo se secondo voi è recuperabile già da come si sta mettendo la situazione. Io la vedo un po' difficile, però comunque vediamo un po' anche i valori, perché Amis, ottima partita. La sua 6 su 6, 6, 7 kill e 6 morti. 7 morti in questo caso. Vediamo che è contesa. L'unico che si sta buttando un po' dentro. Dall'altro lato abbiamo Skyder con 7-2 che si sta facendo notare, direi. E Based che lo Intanto segue a Amis 9-5. già lo sponde la prossima heal, la tiene bene con una kill, è ora Infatti, viene ucciso, eccolo qui. giustamente. Andiamo a vedere se adesso gli Elementrix riusciranno a tenere questa postazione, molto importante per loro, se no Assolutamente, potrebbero perdere. importantissima. Andiamo con la cam proprio su Amis. Viene killato, però c'è Fast dietro di lui che non riesce. Io direi, vediamo, nascono lontani. Vediamo Matti che si sta avvicinando all'interno subito dopo Amis che è andato a contendere. Io direi di andare Attenzione, su gran kill di Vortex in questo Amas, momento. Cheater ha Dai, fatto una Cheater kill ha fatto una kill incredibile, assurda, stavo lì. grandissimo. Dominando questa postazione, non riescono a fare niente gli Elementrix. Andiamo su Ledian in questo momento ancora in Altra difesa. doppia di Contesa, se Cheater. ne trova uno davanti. Jump per lui. Continuo jump, è ferito. Però intanto, Pisti Cheater. attenzione, non ce la fa a killare il secondo avversario che era venuto da Entra la sopra. Andiamo postazione. Non so, 102 a dati. 21 per i Sigma. Commenti prima Matteo e poi Mattia fino a questo momento su quello che state vedendo. Ah, fino a questo momento, guarda Shitter cosa gli ha combinato. Vabbè, comunque niente, una supremazia di Shitter, Sigma me lo potevi dire prima, no? Vai, vai, vai. 14-3 il ragazzo, cioè in serie di 7, non so, comunque li stanno dominando, cioè poco da dire, 100 punti di vantaggio, niente, si muovono meglio, cioè fanno meglio cutoff, si settano prima delle heal, fanno tutto meglio, insomma, dai, mettiamola così. Ah, Non c'è niente peccato, da Shitter dire. appena killato. Scusate, che stavo in serie di 8 addirittura. Vai, Sì, vai, otto. continua, continua. Non riescono a spaccare una postazione, non riescono a muoversi decentemente. L'ancora non tiene la loro, viene subito spaccata.
Questo non gli permette di avere uno sbombone per entrare in heal. No, sì. Vengono distrutti infatti... come niente dai Sigma. Infatti addirittura qua Shitter che sta facendo un gran numero. In questo momento siamo su Base che difende la postazione. Ce la fa? Non ce la fa, ragazzuoli. Intanto Vortex che 24-12 tra parentesi e 21-12 per Shitter, direi che sta facendo davvero un buon inizio di partita davvero prestigioso. Oddio, mamma mia, ma cosa ha fatto, ragazzi? Oddio, questa è una giocata oddio assurda. Mamma mia, beffeggiando. Dai, direi che questa è stata davvero davvero un'umiliazione, bellissima, sì. Una bella rata ha preso, esatto. Sì. Infatti direi di andare giusto su di lui per vedere cosa ci combina adesso, perché Taffa 25-8 continua imperterrito, una macchina da guerra in questo momento. Abbastanza... gli Elementrix ci sono Matti e Fast che cioè, praticamente non stanno giocando. C'è 9 kill in 2. Infatti direi di andare proprio su uno di loro. No, non posso andare su uno di loro, sono appena stati killati da Pesi. In questo caso direi di andare su Shitter, che in contesa in questo momento contro Amis viene killato. Attenzione, Amis con l'aiuto di Atlas poi raggiunge Matti, però non riesco ad andare un po' sulle loro cam. Direi ancora una volta Shiders cam su di lui, vediamo ora cosa riesce a fare. Andiamo un po' su qualche compagno, però in questo momento c'è un abbastanza scambio di kill in maniera consistente da parte di tutti i team, però restano 183 addirittura 143 per i ragazzi di scarto con... è tanto con 3 sì, con 3 minuti e 40 a disposizione è già finita questa partita. 150 punti, eh sì, attenzione metto. Intanto salutiamo Relix che è giunto a farci sostegno a noi caster in chat. Vediamo andiamo un po' qualcheduno. Io direi, ragazzi, è abbastanza difficile perché comunque gli Elementrix ce la stanno mettendo abbastanza in modo abbastanza considerevole, però stanno dando il meglio di loro, però sì. Vediamo Atlas e Amis che comunque stanno cercando. Intanto Fast riesce un po', 7 prese per lui in questo caso, che è un po' quello che Sigma si è buttato. Vai di la forza di Sigma sta proprio in Shitter, che cioè, sta facendo 34 bombe a 12 catture. Anche Vortex 39-21, Vortex ha 40 kill. Ma tutti comunque stanno giocando. Sì, bene. Assolutamente. Prima le avevamo un po', come dire, elogiati, però stiamo concentrando un po' giusto sugli Elementrix, perché veramente hanno rubato un po' la scena i ragazzi dei Sigma in questo momento. Sì. Soprattutto Shitter, che fortunatamente sono riuscito a registrare quello che ha fatto. Ancora continua 250-46 per i Sigma. Veramente giù il cappello, giù il cappello, è caso di dire giù il cappello con una bella bomba in faccia qui. Chiudo così con un Vortex 41-22, Shitter 38-13, 13 catture. Quindi 250 a 46. Vi sento un po' a scatti, scusate. Provo a parlare un pochettino così, ragazzuoli. Io ci sono, sento bene. Ok, perfetto. Sento bene. Niente, commentiamo gli score. Vedo Shitter 38 catture, 13 morti, 13 catture. Cioè sì, 38 uccisioni, 13 morti, 13 catture. Puttana Eva. C'è Mezzo che ha fatto 33 kill, 9 prese anche per lui. Vortex che credo sia proprio lo slayer del team, ha fatto 41 kill. Ledian, vabbè, sottotono,
ma ci sta, cioè, dopo che i tuoi compagni fanno 120 kill quasi, cioè, hai molto da fare, insomma. Ci sta, dai. Vediamo un po' adesso cerchi e distruggi come se la caveranno. Sì, assolutamente. Allora, quindi ricordiamo 250-46 per i Sigma su Solar. Adesso il recovery è un po' su Ched. Come la vedete la situazione? Boh, su Ched dipende. Non è più così automatico come postazione, che hai la skill individuale. Ched devi giocare tanto di squadra e devi saperti muovere anche col cervello. Quindi bisogna vedere chi è più squadra tra le due. Vediamo un po'. Sicuramente, poi Ched su questo gioco, diciamo che anche per il fatto dei salti, dei dash e tutto, ti fai da una parte all'altra della mappa mezzo secondo, e quindi è anche abbastanza random a volte. Quando rimani uno contro uno, uno contro due, insomma, conta la squadra all'inizio, poi però ecco, io penso che questo gioco sia molto random in tutte le sue modalità. Sì, beh, insomma, bisogna anche comunque organizzarsi di team, saper giocare, fare i giri giusti, scalare nel modo giusto, soprattutto in postazione. Sì, però allora, soprattutto, raga, chi è che ci sta seguendo in chat, se volete fare qualche domanda, no? Qualche curiosità, non so, tipo, prima hai detto perché non ti sei messo il cappello, era bruttino, raga, col cappello, vabbè, comunque, col cappello, non so, qualsiasi altra domanda, e sono serio, anche un po' metterci in difficoltà, è un po' il gioco della diretta, oppure un dibattito su quello che stiamo facendo. Per esempio, mi avete fatto notare il 360 che giustamente ha fatto Shitter, che raga, fortunatamente ero lì, perché secondo me mi avreste ammazzato di sicuro. Mirmi, c'è qualcosa? Sposto il cellulare, agli ordini, scusate, lo sposto, purtroppo ecco fatto, l'ho spostato intanto, infatti Andrea. Resta solo Shitter per la gioia che ti ci segue a casa, raga. Infatti, per la gioia che ti ci segue a casa. Attenzione, non lo vedi? No. Ok, era l'acqua. 2 contro 1. Fast! Ci viene silurato in questo momento. Attenzione, però. Mamma mia. Mark per... Sì, sì. Per Shitter, che stava davvero facendo il pezzaccio. Eccolo qui. Per poco, peccato, oddio, per poco. Content marker, vabbè, 1-0 Elementrix, vediamo un po' come si mette la situazione. Intanto aggiorniamo il risultato. Elementrix. Esatto. Atlas con la bomba. Io più che altro seguire qualcuno che sta rushando, che idea di andare su Matti in questo caso, subito. Viene killato. 3 contro 3. Sì, occhio Matti, e non resta solo Atlas, resta solo Atlas. 1-1 infatti. Grande rushata per i Sigma, li hanno tagliati fuori. Bravo. Pari un po', dovrebbero prendere a Vortex la bomba prima, invece no, la prende Ledian. Ok, vediamo, scusate, stavo nel frattempo rispondendo in chat. Ledian, quindi ragazzi, 1-1. Shitter è il primo ad andarsene, quindi subito fuori gioco per lui. Ledian che è vicino Ada, vediamo cosa succede. Azione subito, bella kill. Ce la fa. Fast, viene killato.
piazzato. Restano Matti e Atlas. Direi in questo momento Matti è proprio vicino e ce la fa contro l'Edian. Resta uno. Solo Bese. Attenzione, ce l'ha davanti, ce l'ha davanti. Lo fa il primo, ma io credo che non sta disinnescando. Sì, infatti. E infatti finisce. Uno. Mi hanno chiesto un pronostico per questo shed dalla chat. Jack, ora che stanno già 1-2, secondo me finirà 6-4 per una delle due squadre. 6-4? 6-4, o 4-6 o 6-4. Wifred mi ha detto 6-3. Intanto andiamo su Matti. Matti. O Matti in questo caso, in realtà. Il cecchino. Resta solo lui. Atlas è suicidato. Insieme ad Amis. Vediamo Matti che va a killare Vortex. Me lo sono perso. Mi spiace, ragazzi. Però resta solo lui. Ok, mi sono perso due kill. Attenzione, ne vede uno di fronte a lui. Jump per entrambi. E non c'è nulla da fare per Matti. Si va sul 2-2. Intanto mi continuano a messaggiare se sentite qualche suono molesto. E la chat. Vediamo un pochettino. O meglio, il cellulare. Secondo me gli Elementrix devono puntare molto su queste modalità, perché Respawn, come abbiamo visto, i Sigma sono veramente superiori. Geco, ci è arrivato adesso il tuo 6-1, però mi spiace per te, ma hai già sbagliato. Intanto se chiamo Vortex, che vede vicino a lui Shiter. Non fare una bella fine. Intanto se ne va Atlas a parte di Ledian, Besed su Amis. Direi di andare in questo momento su Matti, che è vicino a Vortex. E Matti è vicino a Vortex, vediamo cosa. Lo trova davanti, trova davanti l'avversario. Occhio! Per poco! E qui l'ha fatto il pezzo. Eh sì. Infatti Vortex. Da dietro, da dietro, da dietro. Pensavo fosse stato Bezed, però invece è stato Vortex. Quindi 3-2 e 3-2 per i Sigma, quindi confermate quello che avete detto. Addirittura c'è stato un pronostico 6-2 per i Sigma in questo caso. Attenzione, occhio, ce la fa Matti a killare l'avversario. Shitter in questo caso continua, va a recuperare la bomba che era stato killato proprio il compagno e porta bomba. Attenzione, però resta solo Amis, perché Matti è stato killato. Esatto, ma soprattutto andiamo a vedere se si sono resi conto della bomba. Bezed è qui. Ora sì, eccolo ora. Qui se ne è reso conto. E andiamo quindi Amis deve fare un bel miracolo, sì. Un po' più di un miracolo dovrebbe fare, contornato di avversari, se ne trovo due davanti in questo momento, occhio lì, eccolo qui, ne fa uno, Lady Under, vediamo, attenzione, grande doppia, va a recuperare la bomba, se ne trovo un altro davanti, occhio che si può fare la tripla, non c'è tempo forse, eccolo lì, non lo vede. continua, peccato per lui. Ce la poteva fare. Correggiando, attenzione. No. Peccato, poteva fare davvero il pezzo e viene killato. Peccato. Poteva fare un clutch 1v3. Eccolo qui. Intelligente Vortex a non challengearlo. Esatto. 4-2. Il 0-6 di Fast che sta penalizzando un po' la sua squadra. Sì, ragazzi, in chat. Vediamo un po'. Vortex porta bomba. Bezed è il primo a rushare dei suoi. Vediamo come si comporta. E va subito a killare Fast, che intanto uno contro uno. Mi stava smettendo Fast comunque, perché stava incominciando. Peccato che aveva fatto un'ottima azione, però
è stato killato dal raddoppio. Io direi in questo momento Emis o Amis. Visto? Cioè, l'ho visto. Eccolo, Umberto si se sono l'ha visti, si sono visto. visti. No, nulla da fare. Capito. Hit marker per Stavo andando Bezid. vicenda. Molto lontani, Bezid addirittura va a piazzare. Eh sì, l'altro guarda B, Sì. Amis guarda B e infatti ora ci rimane un po' male. Infatti è in Poi... una situazione di vantaggio adesso Bazed, deve solo tenere. Sì, infatti. Vediamo Bezid. Controlla Amis molto lontano. 25 secondi 25 secondi e da lui è dall'altra parte adesso. della mappa. Eh sì, però lo spot è Occhio, un po' attenzione, scontato, eh. attenzione, 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 occhio Lo lì, l'ha vedo. visto Bezid, l'ha visto, si sono visti, No, niente, ormai ha adesso si vinto gioca il un po' a round. nascondino, attenzione, attenzione, svantaggio Amis, Kane va a killare Bezid, ottima azione da parte sua, però purtroppo è scaduto il tempo, 5 a Giustizia. 2, peccato per Amis che veramente poteva fare il pezzaccio per due volte, è andato vicino a fare una grandissima cosa Amis, però purtroppo non c'è riuscito. Vediamo se sarà più fortunato questo turno, che va proprio lui, porta bomba. Intanto io direi di andare un po' a seguire gli altri, che in questo momento Atlas è più avanzato dei suoi. Vortex su Matti, a sua volta aveva killato un Ok, io avversario, resta solo Amis, perché Bezed riesce a farsi, a portarsi qualche d'uno. Vediamo contro ora uno. Bezed cosa riesce a fare, perché sta piazzando Amis. Quindi 1v2 in fase di difesa. Bezed. Vediamo come si comporta. Andiamo a vedere gli altri due. Fast, Cerca come potete un'arma, non vedere, trova. dalla Dovrebbe minimappa. trovarne uno davanti, Sì, lui. assolutamente. Amis. Vediamo. Non si rende conto. È Bertrand lì, è lì. circondato. Attenzione, dietro, è dietro. Vediamo un pochettino. È 5-3. Riuscito a strappare sto Ho round. sbagliato cam, però. Vediamo, Fast! Che va a stringere. Che si va a congiungere praticamente ad Amis. E fa la cosa giusta perché riesce a prendere alle spalle l'avversario. 5-3. Quindi fino adesso nessuno ha indovinato il pronostico. Ah, vediamo se Giusto? riescono a vincere un altro round gli Elementrix. Allora, io Perché direi di poi seguire due. Vortex in questo momento, perché occhio che di fronte si trova sicuramente un avversario. Se ne trova due, però Bezed l'ha preceduto. Attenzione sopra, perché era stato Oddio! killato. Bezed, Amis viene trucidato in questo caso. Vortex, ne vede Vortex uno, tornato in non ce la cerchiera, fa, attenzione viene da ucciso. dietro, Fast! Mamma Ah! Fast, da dietro poteva fare un qualcosa di davvero Contro uno. trascendentale, però Cheater lo spiaccica sul muro con il suo tac che è stato criticato in chat, ma si può giocare con quest'arma, con il tac 19. E io direi di andare con la cam Oddio. su Matti. 2v1 per Matti, mamma mia, Oddio! Cheater! O gli è stata Bravissimo! chiamata o non lo so, però in L'ha questo visto, momento. l'ha visto. Ah, ok, l'ha visto. L'ha visto. Wilfred è l'unico che sta azzeccando il 6 a 3. E infatti, 6 a 3. Infatti, 6-3. 6 a Bravo, Wilfred. 3. Quindi, grande Wilfred che in questo momento, oltre guarda, al bravo, non ti possiamo dare, ti possiamo segnalare per l'ottimo pronostico, quindi ricordiamo solo a 250 a 46 per i Sigma, 6 a 3 proprio adesso su recovery, e direi che Che adesso distrutto. Ascend si fa davvero Ascende GTF si fa davvero dura. dura, si fa dura, Ascende si si fa fa dura. dura. Loro giocano con la pressione che se non vincono hanno perso 3-0 e via. Devono cercare di stare più calmi possibile e dare il meglio di loro, anche perché in postazione non hanno dimostrato di essere ai livelli dei Sigma. Vediamo un po' come si metterà. Comunque,
Anche adesso vediamo che due di loro, cioè due degli Elementrix, hanno giocato anche sta mappa. Cioè. Comunque succede, ti penalizza. Comunque dalla chat chiedono un parere su Shitter. Allora, Dicono sì, che no, so un po'. Allora, ha su solo 11 Shitter. anni. Dicono che ha solo 11 anni. Vabbè, raga, siamo di fronte a un nerd. Siamo di fronte a un nerd. Sì, un fenomeno, raga, cioè, Raga, poco da fare. Tanto di cappello, Cappello, se cioè. io a 11 anni giocavo con le carte Magic e lui per Giocavo ai fare uno Pokémon, sempre vedo assurdo. tranqui col mio Nintendo DS. Infatti. Che bei tempi. Si chiama così dopo la denominazione di veleno. Ah, C'è tutta ok. la storia Quindi di è un Wikipedia su soprannome. Shitter. Ok, addirittura lo sta googlando, è altro che Wikipedia, lo googla direttamente. Beh, guarda, raga, allora, comunque nella storia di qualsiasi gioco sicuramente ci sono stati dei ragazzi che non so, 10, 11 anni, potevano, 12 anni, 13 anni, facevano grandi cose. Ci auguriamo che lui possa essere costante e possa veramente essere un futuro pro player italiano che ci possa rappresentare. Ma come lo auguriamo a lui, lo auguriamo a tutti i ragazzi della sua età, se è vero che a 11 anni. Addirittura dicono OP che è OP. Ebbè, direi che ci sta, e direi. Parlando del diavolo, spuntano le corna. Si era andato a prendere la bandiera, però è stato proprio fermato. Vediamo Letian alle prese con gli avversari. 2-1, serie 1 per lui. E un pronostico su questo CTF, raga? 4-0 Sigma. Anche secondo me, 4-5-0 per i Sigma. Beh, direi che vai sul sicuro, 4-5-0 addirittura. Ah sì, ma cioè, si vede proprio la superiorità nei movimenti, cioè a parte la gun skill che appena il frontale puoi vincerlo come perno, cioè proprio il movimento. Cioè, se ci fai caso, Mirby sono molti dei Sigma che prendono spesso gli avversari da dietro, magari perché Sì, è la vero, sanno cosa questo stanno per è, ca fare. sì. È capitato anche in chat, cosa molto Sì, preoccupante, vabbè, forse in ma chat, in quel caso. esperienza, cioè, una volta che prendi la confidenza col gioco, insomma, C'è intanto tripla di e Matti, chiudere un po' la bandiera. punta la bandiera, intanto stavo su Atlas che ancora l'ha preso con l'avversario, purtroppo non ce la fa, andiamo ancora uno su Matti. Fase, tu prendi la bandiera, corri in luci, però gli Elementrix li ricattura la bandiera, quindi è un Sì, in 50-50 questo adesso. caso Bezid. Addirittura Dzeko, ma veramente. Cioè, non ci credo, Dzeko. Addirittura si chiama Ronaldo. Non ci credo. Che vuoi da fare? Non ci credo. Intanto vediamo. Io direi di stare un po' Buono. su Matti. Perché in questo caso ne si trova uno da dietro. Morto. Quindi Bezid avrà Morto, tutto il 0, tempo. 1-0. 1-0, 1-0 infatti. Sigma. Infatti. Tra l'altro Basid ha fatto una Addirittura. bellissima kill con la bandiera che gli ha Ultimo permesso di catturarlo. pronostico, raga, 28 a 0. Che poi tra Lo parentesi, scam. facciamo così, io diciamo che sono un po', chiamava così, un po' di parte di Elementrix, solo che c'è Emis, però poi ovviamente di parte fin quando si può, mi piace lo spettacolo, quindi vediamo qualcosina. Attenzione, occhio a tutti e Ma quattro Matti da quanto che morti non gli ci sta Elementrix, tutti e tritando? quattro morti, infatti, 2-0, intanto. È vero, cheater, ancora per la batte, vostra chissà. gioia. Infatti, per la vostra gioia, va vostra gioia, non vostra in chat, non vostra che state qui con me, Matteo e Mattia. Però che Sì. l'hanno più volte Guarda. osannato, addirittura gli hanno dato dell'OP. No, ma li Ah, stanno ok, tritando, Vortex, cioè 3 a no, mi 0. dicono, Tritando, già 3 a Jaco 0. mi dice, Vortex si chiama Ronaldo, intanto 3-0. Quindi me lo Col sta Ronaldo giurando, italiano. quindi. Ronaldo italiano, quindi Ah, no, è vero che si grande. chiama Ronaldo. L'ho visto su Quindi Facebook, cioè c'era su Facebook che cercava Scream e si chiamava Ronaldo.
Quindi, allora, innanzitutto direi di fare i complimenti a Dzeko per questa diciamo segnalazione, e i complimenti al papà di Ronaldo in questo caso. Allora, direi 3-0, direi che si fa un po' dura per gli Elementrix. Io direi di dare un po', in questo caso Adras, che stava proprio in un 1v1 con un avversario, l'ha perso di vista. Riesce a salvarsi, attenzione, però vengono killati un po' troppo facilmente gli Elementrix. Resta solo Adas e Fast. Tre dei Sigma in questo caso ritornano a parità numerica. Direi che è tanto. Attenzione, vai col Oddio! coltello, subito 4 down, potrebbero fare la prossima Sì, top infatti bandiera. vediamo Based. Vediamo se No, non invece. c'è il ragazzo. Ok. Ledian forse doveva bloccare un po' lo spawn, non ci è riuscito. Vediamo, continua Ledian, però c'è Cheater, io direi di andare su di lui. Dall'altro lato Atlas Atras ha che va preso preso. anche Vediamo come si comportano. Intanto ho lei. 20 secondi adesso alla fine. Adesso un 50-50, vediamo se riusciranno Sì. a catturare una bandiera. 13 secondi, Io devo direi andare di dall'altra andare su parte della Amis in mappa. questo caso, perché restano solo Vortex e Sheeters. Chissà se riescono. Attenzione, Sheeters è appena stato killato, quindi 3-1 con Amis che va lì. Ottimo, ottimo direi. Ottimo per gli Elementrix. 3-1 che dà un piccolo spiraglio. Vediamo kill cam per Vortex. Sembra tutto troppo facile per i Sigma. La fa sembrare Per veramente tutto Vortex, troppo o meglio facile. per Ronnie, mettiamo Per chiamiamolo Ronnie. così. È tutto troppo facile, Ronnie. quindi allora, facciamo Matteo, secondo te un piccolo pronostico per questo round e poi anche te Mattia, pronostico per questo Ah, round. secondo me, dai, aggiorno il risultato, finisce 6-1, dai. Chiamala così. Ma non lo so, perché i Sigma adesso stanno facendo un po' i deficienti, nel senso che stanno lì Random. col coltello, è random. Quindi non so, secondo me gli Elementrix catturano un'altra bandiera e poi si svegliano e iniziano a giocare seriamente. Attenzione, scambio fast si va a prendere, diciamo, una piccola rivarsa su Ledian, che tanto vedete come Vortex va di coltello. Stavo dicendo, sta andando di coltello, addirittura fast, preso dall'orgoglio, va a killare Ledian proprio di coltello. Vediamo Matti, non ce la fa, occhio. Vediamo Fast, era vicino a lui. 3 a Infatti 3 a 2, 2, 3 a 2, 2. 3 a 2, l'avevo detto. Adesso i Sigma inizieranno a giocare seriamente e ne faranno altre 4 di bandiera. Assolutamente, Però Matti ha assolutamente. preso la Vediamo, però flag, eh. Ledian prende frag, però anche Matti dall'altro lato. Attenzione Ledian, sturnato, può essere killato, Oddio, nel frattempo Matti cheater! era stato Cheater killato. tripla! Cheater tripla! Occhio Vortex che va a fare 4-2. Io Vortex ha direi in ucciso il questo compagno momento, con la sì. flag e poi la fatto. Catturarla lui! Vuoi fare MVP, ragazzi? Lei non si vede. Tanto vediamo Ledian, va a killare quello con la flag, nulla da fare. Cambio su Atlas, in difficoltà. Cheater col Cheater col cecchino. Qui che non va. Infatti andiamo su di lui, Preferisci. l'avevamo visto già da prima. Ecco un'altra kill, io direi che c'è purtroppo poco da dire, a 2.50 dalla fine la vedo tanto dura, a parte che al di là di un suicidio proprio da parte dei ragazzi dei Sigma, infatti 5-2. Addirittura 5-2. Cheater si era trovato la bandiera lì, lasciata da un suo compagno. Continua la sua azione Cecchino. di cecchino. Attenzione, se ne trova due. Vediamo come si comporta in questo momento. Comunque, come ci 2 di segnalano in 1. chat, Cheater, viene killato. Viene killato. Da parte di Fast in questo caso. Amis va a prendere la flag. Viene a sua volta killato. Vediamo Based. Che ha cam. Killato di Mirmi, coltello. scusa se ti Dimmi. interrompo. Volevo dirti È come ci rimasto. segnalano in chat.
Non è bello ciò che stanno facendo i Sigma, perché giustamente c'è. Da prima che giocano con i coltelli, cose così, però vabbè, Lo dai. so, Giapponesi e dicono lo che è un so. comportamento antisportivo, ma giustamente, cioè, è come se prendessi per il culo l'altro Sì. avversario. Allora, Puro no, io è un più che poi comportamento. ho letto, Diego, dacci il tuo parere. Ok, il mio parere è questo. Mettiamolo così, allora, a me piace quando, non so, uccidi un avversario e vai a sbeffeggiarlo, vai a innervosirlo, quindi gli vai a sparare addosso. Ok, quello è un qualcosa che a me piace. Per il semplice motivo che, come in questo momento è venuto Morez, che saluto, grandissimo Morez, che lui, giocatore di Gears, lo sa, noi sono un giocatore che viene da Gears, quindi ama far innervosire l'avversario. Un gioco, cioè, un gioco delle parti. Quindi tu cerchi di far innervosire l'avversario, intanto 5 a 4, questo mentre ragazzi, cambio proprio su matti. E quello ci sta. Fare un po' i superiori, andare di coltello. Ecco, forse qui non sarei tanto d'accordo, perché io credo che questo è umiliare l'avversario. Mentre se preferisco perdere 12 casomai a 4, però sapendo che il team avversario, nonostante stesse vincendo con un margine piuttosto largo, non continua a giocare come se al 100%, come se fosse il primo turno, ecco, Guarda, si questo è il mio uccidono tra di pensiero. loro, ma cosa stanno facendo? Sì, infatti io comunque sto in questo momento a shader, quindi questo è il mio pensiero, non so se è anche il vostro, eh. Sì, Comunque è un assolutamente. comportamento antirispettoso, cioè, se sei più forte lo dimostri sul campo senza queste esagerazioni, secondo me. Il team deve portare rispetto a un altro team come gli altri lo portano al suo. Sì, quindi Poi la 6 a gente. 4 su Capture the Flag per Sigma, stavi dicendo? Poi la Poi gente la si lamenta gente. che la community italiana è fatta da gente che insulta e Allora, fa io. queste cose. Perché alla fine è giusto, uno anche da fuori, quelli che stanno guardando la streaming, cioè lo vedi che lo vedono che cioè, gli dà fastidio anche a loro vedere certe cose. Perché comunque. Hanno detto che hanno 11 anni, hanno 13 anni, quello che hanno, e comunque si capisce che non sono ancora maturi per certe cose. Sì, più che Vederlo altro sempre la fa un grandezza, forse in fastidio. questo momento, se la vogliamo vedere, la grandezza dove sta? Ve la spiego subito. In questo momento, giustamente, hanno subito una batostina i ragazzi degli Elementrix, ma la grandezza sta nel fatto di perseverare e continuare ad andare avanti. Quello senz'altro. Cioè, nonostante una sconfitta, bisogna continuare, 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 perché tanto una sconfitta non pregiudica nulla, ma soprattutto è così che si impara a giocare, perdendo casomai 3-0 o 5-0, e casomai è lì si cresce di più, piuttosto che vincere 5-0 e andando a dare le coltellate, ecco. Quindi io credo che forse chi è che esce più rafforzato da questo incontro sono i ragazzi degli Elementrix rispetto ai ragazzi dei Sigma. Questo è il mio Sì, pensiero, lo dico proprio senza mezzi termini. Non so se siete anche d'accordo, Plastic e Soul, e soprattutto dite la vostra se vogliamo invitare qualcheduno dei due team. secondo me è così. Secondo me potremmo invitare, secondo me Shifter, che lo desiderano in chat tantissimo. Vai, vai, invitalo. E poi un altro, secondo me, di Elementrix, però non so chi dare. Allora, dov'è Shifter? Allora, Shifter. nel frattempo, raga, giusto 2 secondi di pausa, 30 secondi di pausa per uno dei nostri sponsor. Torniamo subito con i ragazzi per un'intervista e soprattutto preparate le domande, perché è un argomento davvero caldo sul fatto, sbeffeggiare gli avversari oppure perdere dignitosamente, ma pure uscire rafforzati. Un ottimo argomento, restate.
Glielo ho invitati. Eccoci. Ok, eccoci, intanto stai dicendo li hai invitati, vediamo se vengono i ragazzi di Sigma. È entrato, appena entrato Adras degli Elementrix. Nel frattempo, ok, vediamo un pochettino, scusate che vedo anche dal cellulare un po' l'evolversi delle cose. Allora, ditemi, aggiornatemi, ditemi qualsiasi cosa. In chat, raga, preparatevi le domande. Ecco qui Amis, che lo chiamo Emis, però è Amis, però purtroppo va bene, grande Amis. Nel frattempo io vorrei più Bella Amis. che altro Oh, eccoci, ciao. abbassare il Benvenuta. volume un attimo solo. Oh, finalmente non c'è. Pier, Ok, parli intanto tu. stavo leggendo. Allora, io non so se iniziare con i ragazzi di Elementrix oppure aspettare i ragazzi prima, giustamente i vincitori e poi i vinti, perché è anche Mi giusto fare questo, subitando, però ma non non so. sono Non d'accordo. entrano, non entrano, va bene così. Io direi di iniziare dai ragazzi di Elementrix. Al di là della sconfitta, mettiamola così, come avete visto, anzi no, facciamo così. Ecco, è appena entrato Vortex, quindi facciamo prima loro, poi passiamo Benvenuto ad Vortex. Amis e Adras, che è un argomento giusto un po' più Bella. delicato. Allora, vi avverto, ragà, farò delle domande scontanti, anche perché dalla chat ce le hanno fatte, ci hanno chiesto qualcosina, quindi saremo abbastanza cattivelli. Vortex, allora, dacci un tuo parere sulla vittoria, 3-0, ricordiamo, 250 a 46 in solo alla postazione, 6 a 3 Search and Destroy Recovery, a 4 in Capture the Flag su Ashen. Allora, prime impressioni dopo questa vittoria e dopo procedo con la domanda cattiva. Le prime Vortex, vai. impressioni sono che la prima mappa ci siamo impegnati pure su Ched, poi Ced e B abbiamo un po' cazzeggiato perché non c'avevamo più voglia di giocare, si siamo messi con i coltelli così, però ci siamo impegnati. Ok, vi siete impegnati, infatti dalla chat ci hanno fatto Sì, notare ho proprio visto dalla chat questo. che Appunto, stai addirittura guardando la chat, quindi il che è tutto dire, Vortex, però ecco appunto, su quello che hanno scritto in chat non è giusto una cosa del genere, andare con i coltelli e via discorrendo, perché bisogna rispettare l'avversario, il succo, bisogna rispettare l'avversario e palla a te, che ne pensi di quello che hanno detto, perché hanno detto cose giuste e cioè, palla a te. non ho capito la domanda, scusa. La Aspetta, domanda in chat hanno detto aspetta, aspetta che ti l'affermazione. sento a scatti. Ti sento a scatti, aspetta un attimo. Vai. Vai, No, vai. Vai. detto dalla chat hanno detto non è una, diciamo, è un atteggiamento che non va fatto questo di andare comunque a sbeffeggiare l'avversario. Niente, è un'affermazione è giusta secondo te? Vabbè, secondo me è giusta. Sì, ma l'abbiamo fatto solo perché c'avevo voglia di giocare, per quello, Ah, basta. ok, no, Cioè, è non è che li giusto. volevamo insultare, Sì, sì, sì. se li dovevamo insultare li sparavamo tutto il tempo sul cadavere. Per quello. Ok, però, ok. No, era giusto anche per chiarire, perché giustamente bisogna sempre sentire l'altro lato della campana, quindi giustamente dice, no, non c'avevo voglia più di giocare e abbiamo fatto questo. Ok, ritornando alla CV, tu ti aspettavi un risultato di 3-0 oppure ti aspettavi una partita più combattuta che poi ti, cioè, diciamo, ti aspettavi casomai una partita più combattuta e hai detto no, mi sono scocciato perché mi aspettavo Io di me più degli l'aspettavo, sì. Elementrix. E
Allora, addirittura giusto per dire Equilibrium, sì, ma la stessa cosa quando la cosa vale quando si spara sul cadavere. Allora, parere mio personale, per me no, perché quelle preferisco essere sparato sul cadavere, perché lì serve per far innervosire l'avversario. Cioè, io durante qualsiasi partita voglio innervosire l'avversario. Uno dei miei scopi è vincere la partita, oltre a fare meglio dell'avversario. Se ho l'opportunità di innervosirlo, lo innervosisco, cioè in guerra tutto vale. E poi andare in giro con coltello con un'altra voglia di maniche. E allora, Amis e Atlas, non so voi, allora, prima in quest'ordine, prima Amis e poi Atlas, un'opinione sulla partita, cos'è che non è andato, e niente, qualche vostra considerazione. Devo partire io. Vai, vai, Tu, Hans. Ricky, vai, vai. Allora, comunque faccio i complimenti a Sigma per la vittoria. Se devo dire un qualcosa, posso, diciamo, premettere che, anche se non è una scusa, noi eravamo full team, però vabbè, non è una scusa, cioè, comunque ce la siamo giocata, ci siamo impegnati per questo. Postazione, potevamo fare decisamente di meglio. Anche con altri team, abbiamo fatto decisamente cose non come questa, cioè una cosa tristissima questa sconfitta qua su postazione. Succede, vabbè, è andata come è andata, e invece su CTF tutti quanti abbiamo un po' cazzeggiato, sia da quanto ho capito da loro che anche un po' da noi, quindi diciamo questo è quello che penso di questi Quindi mi match insomma. confermi? No, perché comunque è un argomento che comunque in chat ha preso abbastanza vigore. Cioè, il cazzeggio c'è stato anche da parte vostra in tutto questo. Sì, diciamo che in CTF si era già più o meno capito che per quanto potevamo anche provare un piccolo comeback, sarebbe stato così, diciamo. Ho capito, ho capito. No, è importante quello che dici perché sia tra i vinti che tra i vincitori c'è stato un po' diciamo lo stesso atteggiamento nell'ultima mappa, e questo almeno è importante per equilibrare un po' le cose. D'accordo su questa è la domanda che faccio a Atlas. Ecco, appunto, Amis ha detto 250 46 è finito postazione. C'è stato qualcosa che non è andato, soprattutto all'inizio. Che cos'è che non è andato all'inizio, al di là del che non eravate al completo full team? Diciamo che all'inizio abbiamo fatto per la prima metà, dopo che è stata stoppata la partita, un buono start. Poi però ci siamo ritrovati a provare a sperimentare delle cose nuove, a prendere magari gli spawn in un modo oppure a pushare in un altro, e questo ci ha un po' messo difficoltà perché non abbiamo giocato come sappiamo giocare. Abbiamo provato a sperimentare una cosa nuova e niente, è andata come è andata. Ok. Intanto sto leggendo in chat, leggiamo un qualcosina giusto in chat. Allora, vabbè, Manzo, fai i complimenti alle Matrix, ci sono persone serie, ci giocherei tutti i giorni con persone così. Max dice, hanno giocato meglio sicuramente, però si vede un po' la maturità dei team italiani in generale che non va fatto bene. Poi Equilibrium dice, voi prendete troppo seriamente un gioco. Qui rispondete, potete anche Qui rispondere voi a torniamo al quello che sto solito dicendo. discorso, mamma mia. Cantemelo, Sì, però purtroppo, raga, cioè, ditelo un americano, dice fatevi questo. una vita, uscite di No, no, casa. no, 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 vabbè, oh, raga, cioè, voi dice, è meglio correre dietro la figa che stare qui a giocare ai videogiochi. Però, raga, in questo momento siamo vicini ai videogiochi, quindi è il videogioco al centro del nostro mondo in questo momento. Poi, fra 10 minuti, sarà altro. Quindi, è così, che dice, vabbè, è meglio correre la figa e dietro ai videogiochi. Dice, grazie a cazzo, scusa, che domande sono? Allora, poi, quindi, il gioco serio, cioè, il gioco è bello anche quando è serio in questi casi. Vabbè, io penso che siano solo dei connessionati fast, non lo so. Vabbè, questo è. Poi, vabbè, connessione e roba varia. Vabbè, no, connessione non è. Intanto salutiamo Pasco che è arrivato proprio in questo momento. Quindi direi, non so se volete aggiungere giusto qualcosina, oppure in chat se volete fare qualche altra domanda.
stato un commento proprio in chat sempre riferito al comportamento dei Sigma, che faceva, che faceva riferimento all'ODC contro gli Entity, che diceva che anche ieri, quando avete fatto la finale, avete sparato agli Entity come se, se foste Dio. Quindi non so... No, aspetta, com'è? Se, come, aspetta, a meno che un mio compagno di team non abbia fatto una tornata assurda, ma quando giochiamo con gente, cioè, di alto livello, non, non speriamo sul grave. Vabbè, un po' una domanda che lascio il tempo un po' forse che trovo. Intanto, Vortex mi ha detto, come ti chiami tu? Ronaldo. Porca miseria, oh. Mi ha fatto perdere quasi una scommessa. Ha detto, c'è Geco che mi ha detto in chat, oh, guarda che si chiama Ronaldo. Ha detto, no, non ci credi, io giuro, vero? Ha detto, vabbè, allora facciamo il complimento al padre. Allora, quindi vediamo... qualche altra domanda? Io ho una domanda per Impulse. No, non so. Giacomo? Mirmio, vedete drop. Grazie ragazzi. Non so se avete qualche altra curiosità, ragazzi, voi che state qui in chat con me. Mi sa Atlas Plastic solo Vortex. Raga? Oh. Sentivo a scatti. Mi sentite adesso? Ora sì. No, ho detto, se voi avete qualche curiosità, qualche altra domanda da fare? No, cioè io volevo fare complimenti ai Sigma perché hanno davvero un buon livello di gioco. Non l'avevo mai visti né sentiti. Mm. Ok, allora, innanzitutto vi ringrazio Amis, Atlas, mi raccomando ragazzi, grazie, perseverate, voi, ragazzi. Perseverate che sicuramente Vortex sarà d'accordo con me che un 3-0 impari in più, di più da un 3-0 ricevuto che da un 3-0 fatto, quindi mi raccomando, perseverate, siete un ottimo team. E poi io ho detto Amis, ero un po' di parte perché c'eri tu, quindi ero un po' di parte perché c'eri tu. Ok, e, quindi ringraziamo Vortex, io ringrazio Plastic Matteo e Sol Mattia. Grazie a te per la disponibilità. Ma che non scherziamo, grazie a voi. Quindi ragazzi, vi ricordo, posterò tutto questo sul mio canale YouTube o sulla mia pagina Facebook, potete scrivere se vi va a una delle due, a uno dei due canali, cosa? Come no, Vortex, assolutamente. Cioè, volevo chiedere se vi ha dato fastidio a tutti quelli in chat che hanno visto la partita del nostro comportamento nell'ultima mappa. I commenti non sono stati positivissimi. Io lo so, li ho visti. Infatti volevo chiedere scusa, vi ha dato fastidio sta cosa qua. Vabbè, diciamo che sì, in chat ha dato giusto un po' di fastidio Vortex, più che altro, vabbè, però ti sei spiegato abbastanza bene, l'intento non era di umiliare l'avversario, intendo è che diciamo lo stimolo era calato e quindi però diciamo ha dato fastidio, però tra molti l'hanno, ecco, in chat l'hanno presa con una cosa, no guarda, vabbè, vogliono umiliare l'avversario, in quanto poi abbiamo dimostrato, cioè te sei venuto e hai detto no guarda non è così, ci hanno scocciati di giocare, poi Amis e Adras hanno detto no, guarda, ci hanno scocciati pure voi, non li conoscevo, cioè non li conoscevo. Ecco appunto, quindi no, era giusto anche per capire, perché purtroppo si fa facilmente confusione, no? Tra i team e roba varia, quindi ragazzi, un po' così, ecco, cogliamo un po' uno dei tanti lati positivi dello streaming, che abbiamo evitato un astio tra due team, mettiamola così, quindi questo.
Quindi ritornando, posterò ragazzi quindi tutto sui miei canali, quindi rivedete domani la partita e poi anche le interviste, almeno quest'ultima parte è davvero molto importante, quindi non so, può darsi che lascio tutto il video così che non lo spezzetto e soprattutto ricordiamo, grazie a Turtle Beach, a breve farò anche una recensione delle cuffie XO4 che ci hanno. Che hanno mandato e ci vediamo per quanto riguarda con me mercoledì contro ci sarà un'altra partita della CPC non so Plastic com'era il Rapid verso non mi ricordo adesso in questo momento Contro gli Entity, se non sbaglio. no Potrebbe essere. no no sei sicuro? Non penso, no 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 no, no da era Rapid parte, no 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 proprio no non era contro gli Entity te lo figa. dico subito che sto andando a controllare. Ah, ma Rapid contro ok. AIDS Team, Rapid, quindi ci vediamo Sì, per quanto riguarda mercoledì 21:30. 21:30, Rapid, sempre CPC, Rapid contro AIDS Team. Poi ci sarà un altro canale, Rampage, che non mi ricordo chi è che va a streamare. E quindi ragazzi è tutto, ringraziamo ancora una volta tutti quelli che sono venuti con me. A Casterare, quindi Plastic e Soul, e Amis, Atlas e Worthless che ci sono venuti fare compagnia a risolvere un po' la questione che si è venuta a creare, a soddisfare le vostre superiorità. Quindi, ragazzi, grazie a voi e grazie a voi in chat. Grazie a No, grazie tutti e per buona venirmi serata. voi. Buona serata a tutti. Ciao Ciao, ciao, ciao. ragazzi, e alla prossima. Che va a far brutto lì là. Ragazzi. ciao raga, bello, Grazie, buona grazie per serata. l'intervista e bella partita. Non ha Chi ancora è ora? iniziato. Dite a Matti che è una pippa da parte mia, grazie. Ti voleva scrivere su WhatsApp, però. Ah sì, mi ha scritto, però.